E signori, parte 53 di Watch Dogs 1. Siamo un po'... partiamo così già nel pieno del movimento, perché staccato una missione ci hanno fatto subito iniziare quella dopo, ed è la missione numero appunto 53 per il portfolio. Abbiamo un chilometrino sano da percorrere insieme con la nostra amata lacrosse che ci hanno dato in fuga dal centro della Bloom. E se avete seguito l'episodio scorso, non voglio morire qui, sai? Sostanzialmente, ma stai zitto che sto arrivando. Abbiamo cancellato i dati di Raymond Kenny sul profilo della Bloom, però comunque sia ci stanno cercando, quindi c'è da combattere in maniera credo anche abbastanza tosta. Spero che tu sappia sparare meglio di questi qui. Tieni gli occhi aperti. E spara meglio di questi qua, ci vuole poco. Devo però capire se il laser è di Raymond o no. Allora, facciamo così. Aperti, non si sa mai. Fuori. C'è uno di qua? Sì. Ma vaffanculo. Troppo lontano, vero? No, invece è buono. Dovrebbe essere là, da qualche parte. Ok. Possibile contatto visibile. And I say hey, 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 living a life you renegade. Abbassate la guardia. Carichiamo un secondo. Oppela. Ragazzi, pulitissimo. Pulitissimo. Super proprio. Lui era lì nel mezzo, tranquillo. D'accordo. E ora muoviamoci. Segui, difenditi, Bond. Mi sa che adesso lo stealth... No, non merda, devo far saltare in aria. Sarà pressoché inutile. Devo appunto armare altre trappole. Poi ce la daremo a gambe. Che peccato. Vabbè, diamoci dentro, Aiden. Bravissimo. Stai attento. Ma te che non usavo un fucile d'assalto in questo gioco? Un botto. Un botto, ragazzi. Vabbè, abbiamo abbastanza colpi, direi. Bombe piazzate, ma non è pronto. Al detonatore serve qualche secondo per caricarsi. Fantastico. Dobbiamo fare in modo che non li disattivino. Difenditi, Bond. Cuffie? Cosa? Perfetto. Dobbiamo festeggiare con un po' di musica, bello mio. Bene, preparati. La mia domanda è: non fanno un cazzo queste? Cosa hanno fatto? Ah, hanno ucciso un'antisommossa. Buono. Ok, ok. La mia opinione su di voi è cambiata. Eppela. Serve un minuto, solo un minuto. Ok, se impari ad usarle sono una figata assurda. Aspetta, aspetta, trappola. Via dai coglioni. Perché non lo prendi in testa? Che cazzo. Aspetta. Tattica B. Piano B. Godo. Buono così. Buono così. Dai.
posto. Uno è minato. Ora resta l'altro. Dove dobbiamo andare? No, ma perché mi porti lontano dalle trappole? Sei stronzo. O magari mi porti qua per una visuale più ampia. Soldi. 222, buono. Aspetta un secondo. Non posso ancora farli entrare, tienili a bada. E che sta facendo esattamente? Altra trappola. Ora non sono felice. Proprio no. Muori, coglione, muori, muori, muori. Oh. Vai, vai, vai. E mia milizia, per tardi, te buona a fuggire. E allora fuggiamo di qua? Sì, via. In realtà la milizia è anche già eliminata. Ma forse non era abbastanza. Cecchino, merda. Questi qui non per... Vabbè, cecchino. Aspetta, 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 aspetta. Ah, ok. Ce l'ho. Al cecchino, ringraziami. Madonna, senza concentrazione, veramente quasi a livelli dell'impossibile. Bello lì. Bello, bello, bello. Bello pisello, bello pisello, bello pisello. Dove vai tu, bello pisello? Bello pisello muore. Bello pisello fuori. Trappola. Uno, due, via. Ritrovati con T-Bone che è letteralmente a 6 metri da me. Bellissimo. Fantastico. Dentro il tunnel. Bene. Ehi, te l'avevo detto che faceva un casino. Fai gli onori di casa. No, distrugge tutto. Aspetta. Per il mio portfolio. Procedi. Che gran peccato però. Tutto quello che aveva costruito. Se ne va così. Aiden, muovi il culo! Dammi un attimo, se mi fai spawnare a 60 metri da te non è colpa mia. No, l'X non serve per correre. Quella è Assassin's Creed, muoviti. Pam pam parabam pam parabam pam parabam parabam pam parabam pam. Andiamo. Devo guidare io, giustamente, certo. Fuggi da Pawn e... Aspetta un secondo. Tutto sto labirinto qui... Per l'attacco. Tranquillo. Non mi affeziono più alle cose, visto che di solito le perdo. Dovrei farlo anch'io. Odio le separazioni. Ehi, guarda che dentro sono un vulcano in piena eruzione. Ma non sono un ingrato. Ostacoli a parte, ora sono un uomo libero. Grazie a te. E sto tornando a Chicago. Prima era colpa di Aiden, poi non lo è più, quindi... La... Com'è la storia? La vecchia postazione del CTOS. Nel bunker? Va bene. Voglio passare al setaccio i tuoi file e scoprire cosa ha causato tanto casino. Devono restare segreti, Tibor. Li scambierò per mia sorella. Non devi preoccuparti. Mi hai fatto un favore. Ora tocca a me. Vabbè, a posto, se mi aiuti, tanto meglio. Va bene, allora, è il bunker. Ci sarà stacco tra una missione e l'altra, sto giro, spero. Invece no. Ma se mi teletrasporti lì, a me va bene, eh. Lo senti? Hai il potere di trilioni di byte di informazioni a tua disposizione. Beh, dovrai restartene buono qui per un po'. Cos'è questa storia? Non lo so.
L'avrei implicato in un mio vecchio lavoro. E qualcuno non vuole che scopra altro. Sono felice di vederti. Allora, cosa è successo? Spionaggio industriale, poliziotti corrotti, esplosioni, dolcezza. Tu sei? Clara. Lei è Clara. Clara T-Bone, anche conosciuto come il leggendario Raymond Kenny. Aia. Davvero? No, per finta. Non hanno tutti un bel faccino, tesoro. No, è che, cioè, io... Wow. Tieni. Che nascondi, Clara? Oh. Enchanté. Allora. Cos'è successo? Damien è stato qui. Cosa? Come lo sapeva? Non lo so, ora si è messo in affari improprio. Qualcosa con la Bloom. Non me l'avevi detto? Aspetta. No, aspetta un cazzo. Farai bene a dirmi che succede, tutto. Tranquillo. Un bel niente. Quindi, Damien e la Bloom. Non devi preoccuparti. Lo decido io di che mi preoccupo, Aiden. Ascolta bene. Nel server c'è un nome e io lo voglio. Quindi io ti porto le informazioni. E tu le decripti. Allora hai un bel problema. Ehi, ehi! Ci serve la tua abilità. Il server utilizza un tuo codice. Ci serve Raymond Kenny. Sicuro di recuperare quei dati senza farti catturare? Sì. No. Ah. Finalmente, sei sincero. E allora datti una mossa, bello. Intanto Clara mi aggiornerà su un paio di cosette. Grazie. Vabbè ragazzi, altro. Atto 3, per il portafoglio, l'abbiamo portato a termine. Era la penultima missione. Beh, ecco il mio gruppetto di sbandati. Clara sui monitor, Tibon mi aiuta a entrare nella fortezza di Iraq. Mutabilità, attenzione, abbiamo 6. Non è che abbiamo tanto da sbloccare. Velocizza la ricarica. Abbiamo completato praticamente tutte le abilità. Beh, Jordi fa quello che sa fare. Vediamo cosa sta proteggendo Iraq. Vabbè ragazzi, adesso dovrebbe spuntarci la prossima missione. Quindi attendiamo un secondo. Appunto, $908,000. Appunto. Entro nel Rossi Fremont. Devi aiutarmi. Non mi paghi abbastanza per entrare in quella trappola. Non devi farlo. Mi servi dietro a un mirino. Ancora? Bene, così va meglio. Ehi, indovina che sto facendo? Schifo. Mi arrendo. Ti innaffio le piante. E Maurice? Passamelo. Chi è? Che di capire, sono fregato. Va bene, era una chiamata di lavoro. Smetta. Continua a vedere quella ragazzina. Fa che guardarmi. Zitto, ho detto zitto. Basta piagnistei, torna nel tuo angolo. Cristo, Pierce, che gli hai detto? Ci vediamo lì, al Rossi Fremont. Certo, ci sarò. Vabbè ragazzi, ci vediamo per la 54esima parte, che saluti la missione dell'atto 3. Sì.